Pacco arrivato ora. Pacco arrivato. Mistero. Mistero. Pacco arrivato in questo momento. Un bot. Sono emozionatissimo. Questo è il nuovo Smart Riser nero in anteprima assoluta. Lo proviamo, apriamo. Via! Attenzione, questo è il nuovo Smart Riser nero. Lo vedo per la prima volta. All'interno abbiamo placchette di ricambio, che sono queste placchette. Due placchette di ricambio e abbiamo un'impugnatura, le nuove impugnature Smart Riser, che finalmente sono bellissime, pesantissime, specifiche per arco nudo, inclinazione perfetta, posizione perfetta, straordinaria. Le vedo per la prima volta, sono fatte veramente bene, vediamo l'arco. Abbiamo la scatola, vediamo l'arco, ecco il nuovo Smart Riser. Come vedete, la prima cosa che salta all'occhio, i pesi sono disassati per avere un perfetto bilanciamento verticale, straordinario, un perfetto bilanciamento verticale, bellissimo, molto bello. Ecco qua, vediamo gli ammortizzatori integrati, come il regolamento consente. Assolutamente il regolamento consente ammortizzatori integrati, che ce ne sono 1, 2, 3 e 4 sotto i pesi. Non sono dei pesi aggiuntivi, sono degli ammortizzatori integrati. Nel libro 4, dove si parla di arco nudo, sono consentiti ammortizzatori integrati in qualsiasi parte del riser. L'importante è che non abbiano una funzione di stabilizzazione. Ovviamente, non avendo un giroscopio all'interno, non possono stabilizzare alcunché, però sono importantissimi per avere un buon ammortizzamento nel durante il tiro. Per il resto abbiamo sempre i soliti click bellissimi, fatti veramente bene, diciamo addirittura meglio del nero precedente. Molto ben fatto. Qua abbiamo il solito sistema di allineamento dei flettenti, però credetemi, se c'è bisogno di allineare i flettenti dateli indietro, se i flettenti sono storti. Questo è perfettamente, d'altronde lo fa un robot, lo fa la macchina, è impossibile che questo riser sia storto. Riser bellissimo, un riser fantastico, bilanciamento assoluto. Io direi che è veramente un prodotto veramente fenomenale. Impugnatura fantastica, un'impugnatura che veramente sento già mia, è perfetta, è un'impugnatura perfetta. Vediamolo un po' più da vicino.
vicino, come vedete il riser ha i pesi completamente disassati per avere una perfetta posizione verticale, senza nessuna torsione, senza nessuna possibilità di torsione. È veramente, veramente molto, 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 molto ben fatto. Oggi è venerdì, diciamo che se riesco a sistemarlo in tempo, domenica a Busto Arsizio tirerò con questo arco. Io direi che non avrò nessuna difficoltà a sistemarlo e niente, vedremo il risultato. Sono proprio curioso di vedere questa bellissima, straordinaria stabilità che ha l'arco, e questa impugnatura veramente, veramente mi ha meravigliato. Bene, ecco, questo è il nuovo Smart Riser nero. Guardate che impugnatura straordinaria, veramente una linea pazzesca, un nero veramente satinato, veramente straordinario. Questi pesi veramente rendono, niente da dire, veramente straordinario. Sono tutti gli aggettivi li ho sprecati, però veramente sono meravigliato. Me ne avevano parlato, ma vederlo dal vivo per la prima volta è veramente, veramente straordinario. Ora mi metto all'opera e magari faccio qualche filmato di qualche freccia e vediamo come si comporta. Non farò altro che smoltare REST Map Spigarelli, inserirlo, mettere il mio bottone, non cambio neanche il center shot perché sono sicuro che le geometrie sono esattamente le stesse e niente, cercherò solo di, anzi farò ancora una cosa, conterò gli stessi giri delle precariche perché sono sicuro che anche le geometrie non sono cambiate, conterò i giri delle precariche e le metterò esattamente uguale al mio vecchio Smart Riser nero e vediamo se il tiller torna, se il center shot torna e il punto d'incocco torna esattamente come messa a punto. Poi farò la prova della carta e vediamo cosa succede con lo strato. Però tutto l'incocco è giusto.